Buongiorno ragazzi, allora primo giorno di Fluid, primo giorno che stiamo cominciando. Allora, già questa posizione potrebbe essere noioso sulle ginocchia o sulla caviglia, così trova una posizione che ti è comodo o con le gambe larghe o con le gambe unite o con i piedi sollevati, i talloni sollevati, ok? O altrimenti anche a stile indiano, che sarebbe così. Ognuno deve trovare semplicemente la posizione di partenza per trovare il suo centro e rilassare la mente innanzitutto. Con Fluid inspiriamo ed espiriamo solo con il naso. Le spalle sono rilassate. Immagini proprio che il tuo corpo è ben collegato alla terra, ma sta allungandosi o stracciandosi verso il cielo sopra di te. Cioè c'è energia in tutto il corpo. Spalle rilassati. Passiamo sopra le ginocchia e andiamo in quadrupedia. Ok? Ok, portatevi il proprio peso sulle mani. I polsi possono essere un po' delicati, anche per i primi mesi, non solo settimane, per i primi mesi. Allontano il pavimento, curvando e mettendo spazio tra le mie scapole. Inspiro, guardo il soffitto, espiro, tiro su, inspiro, ancora su. E torno neutro e comincio a scodinzolare destra e sinistra. Senti come la schiena si apre e si streccia. E provi, mentre state facendo questo movimento, di respirare, di rilassare le spalle, allungare il collo e sentire come il corpo ti risponde. Ok, adesso stendi la gamba sinistra. Quando io faccio Fluid chiamo la mia di gamba, stendo il braccio destro, addominali qua molto molto tesi, ok? Per 4, per 3, per 2, scendo giù, cambio l'altra gamba, la destra si stende, piede a martello, braccio teso, addominali tesi, per 4, per 3, per 2, per uno. Questo challenge sarà una crescita. Stendo per le mie amiche che già fanno Fluid, troverete magari dal 15° giorno in poi un po' più di diciamo delle prove, però questa è una vera e propria introduzione a Fluid per i neofiti, per le persone che vogliono trovare e provare calistenico. Calistenico vuol dire utilizzare il proprio corpo come peso, e ti garantisco, andiamo in down dog e cominciamo a paddellare con le gambe, è un vero e proprio viaggio tra mente e corpo, e ti posso garantire grandi soddisfazioni, perché ogni giorno che passa ti sentirai qualcosa fortificare, allungare, cambiare. Ci sono anche giorni che sentirai che indietreggi, normale, perché siamo umani. Quando siamo in questa posizione di down dog, magari i talloni non toccano mai, ma provi di allungare i talloni, spingo indietro la pancia, i tricipiti sono roteati verso indietro, il bicipite verso la fronte del nostro tappeto. Rilassati le spalle. Inspiro. Adesso portiamo le gambe in avanti, piano piano, con piccoli passi, gambe sono piegate. Ok, poi stendo le gambe più possibile, allungando la schiena e lo sguardo. Provate a inspirare con il naso, espiro con il naso. Pieghi le gambe e vengo su piano, 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 piano. Mani contro, piedi contro la terra, su. Mani al centro. Inspiro su. Srotolo giù, 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 giù. Gambe piegate se necessario per arrivare giù. Ognuno troverà la sua apertura. Le prime giorni è come se stessi, non lo so, aprendo una casa che è stato chiuso da diverse stagioni. Portate le gambe indietro. Andiamo in planche. Tratteniamo la posizione di planche. Per 4, per 3, per 2 e torni indietro andando.
Ok, quando cominciamo è un vero e proprio scoperta della nostra forza, scoperta delle nostre muscoli, scoperta di tutto. Ok, piego le gambe e cammino in avanti fino a portarli in avanti. Stendo avanti, sento proprio come la schiena si allunga. Espiro giù. E diventa un dialogo. Inspiro su. Espiro giù. Questo mese proveremo di fare tante cose nuove. Proveremo di fare fluid, proveremo di fare digiuno intermittenza, proveremo di diminuire l'uso di zucchero semplice, troveremo nuove ricette, ok? Mani giù, porto una gamba indietro, l'altra gamba indietro, mi porto in plancia e trattengo per 4, per 3, per 2, senti come i polsi si stanno attivando, tiro indietro gli anche e mi metto così. Solleva la gamba destra, non troppo, piede a martello e polso verso su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La gamba viene giù a terra e comincio a portarla in avanti. Ovvio, la posso portare in avanti tutto insieme magari, ma non è sempre così facile. Mano destra sul ginocchio, mano sinistra sul ginocchio, piega la sinistra leggermente indietro, ginocchio allineato con il tallone, addominali tesi e questo è un high lunge. Adesso cominciamo a stendere il più possibile la sinistra, senti come le gambe si stanno attivando per 4, per 3, per 2, mani giù a terra, torno, mani, poggi peso sulla mano, mi porto indietro in plank, lo tengo per 4, per 3, per 2, piego le gambe, torno indietro, sollevo le anche, tentando di ascendere con i miei talloni più possibile. Sollevo la sinistra e vado 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il ginocchio potrebbe anche venire fino avanti e appoggio. Se non riesco a appoggiarlo così, l'appoggio qui e mi aiuto con le mani fino a portarle in avanti, stendo in su, piego giù e cominciamo a stendere la destra il più possibile. Braccio su, trattengo, per 4, per 3, se senti tremolio è normale, per 2, per 1, mani giù, scendo giù, porto la gamba indietro, trattengo la posizione, per 4, per 3, per 2, e adesso ginocchio giù. Ritorniamo da quella prima posizione in quadrupedia. Inspiro su. Espiro lontano il pavimento da me. Senti come si stisacchiano lo spazio tra le scapole. Proprio senti su tutto sul trapezio che si libera. Inspiro su. Espiro. Inspiro su. Senti come la schiena vuole aprirsi. Espiro. Rimango in centro e scodinzolo destra e sinistra e destra e sinistra, destra, sinistra, stop, divarico le ginocchia, scendo in child's pose, rilasso la fronte giù, adesso lascio abbandonare le spalle e respiro. La schiena. E vieni su. Giorno 1 è andata. Io spero che vi state divertendo tantissimo con questa idea di partenza, questa idea di challenge che giorno dopo giorno diventeremo sempre un po' più complessi, un po' più aperti, un po' più coraggiose per affrontare questo fluid, perché fluid all'inizio è un'impronta che uno dice non ce la faccio, invece ti faccio vedere io quanto puoi fare e lo faremo qui insieme su Now, No Ordinary Workout, dove cresciamo insieme non solo fisicamente ma anche mentalmente, professionalmente, ok, e spiritualmente. Bacio dalla Jill e vi aspetto domani con un altro allenamento qui su Fluid Challenge.